bentornati sul canale di Itocon.it. Io come sempre sono Amaka e oggi naturalmente spacchettiamo che cosa? Un bel pacco che mi è arrivato da Cotobuchiglia con le ultime uscite di novembre. Perfetto, sono carico, vado subito a prendere il paccone. Eccolo qua, oh, spacchettiamo subito, salutiamo l'onorevole coltellaccio e vai. Che cosa ci sarà dentro? Iniziamo così a bomba con All Might di Cotobuchiglia, linea ArtFX J. Oh, guardate, è spettacolare, non vedo l'ora di spacchettarla, ma prima ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirci su tutti i vari social che trovate qui sotto in descrizione. Ok, iniziamo subito perché c'è tanta roba da vedere. Questa è la scatola di All Might, guardate che spettacolo che è la scatola, coloratissima, mi piace davvero tanto. Finestra anteriore per mostrarci il personaggio. E davvero bella, bella bella. In uno dei recenti video che abbiamo pubblicato sul canale abbiamo già visto tre figure da My Hero Academia proprio della stessa linea, anche se quelle erano delle limited edition. In questo caso invece è la versione liscia. Blisterino, eccolo qua. Ah, ma lo sentite anche voi questo piacevole aroma di PVC? Sapete, io vado pazzo per l'odore di plastica e vediamo subito All Might. Mamma mia, ma potentissimo! Wow! Assemblaggio, come sempre, estremamente semplice. Abbiamo la base in plastica, si aggancia con grandissima facilità. Ed ecco qui All Might, ragazzi. Sembra una figura in scala 1 a 6 e invece no, è in scala 1 a 8. All Might, lo sappiamo, è il supereroe più forte di tutti i tempi, nonché il maestro di Midoriya ed è il possessore del quirk One for All. Cotobuchiglia riesce a realizzare una figura davvero imponente, è grossa, è bella pesante, il PVC è molto rigido, compatto e mi piace un casino. Lo faccio vedere più da vicino, eccolo qua, guardate che potenza. Vediamo quanto è alto. Sono circa 34 cm con la base compresa. Posa museale in questo caso, molto statica per All Might, ma mi piace la scelta, comunque riesce a catturare l'essenza e la forza del personaggio. Colorazione Cotobuchiglia, come sempre, di altissimo livello, non c'è una sbavatura, è tutto estremamente preciso. Mi piace anche la colorazione lucida che hanno fatto sulla tuta di All Might. Molto precise anche le righe di tutta la tuta, non ci sono proprio difetti di sorta. Bellissimo. La muscolatura del corpo è resa molto bene, questo sia grazie alla scultura ma anche grazie alla colorazione ricca di sfumature. Vi devo segnalare che c'è una seconda versione, la Special Bonus Edition, con una seconda testa, infatti anche questa è intercambiabile. Questa invece è la versione liscia, quindi non abbiamo l'altra testa da mostrarvi purtroppo. Andiamo avanti con la seconda figure del pacco. Che cosa c'è? Ancora My Hero Academia, ArtFX J, Himiko Toga. Andiamo a vedere quindi un'altra uscita di Cotobuchiglia per la linea di My Hero Academia, ArtFX J, scala 1 a 8. Naturalmente questa rispetto a All Might è un pochettino più piccola. Solito blisterino. Ragazzi, queste figure costano un pochino di più magari rispetto a Banpresto o altre figure più low budget, però davvero sono colorate benissimo, il PVC è di alta qualità, sono proprio belle. Popo belle! Himiko, come sappiamo, è molto abile con le lame, quindi naturalmente c'è un coltellino compreso nella confezione. Vediamo subito l'altezza di Himiko, sono circa 19 cm. Anche per questa figura esiste un'altra versione bonus con una seconda testa alternativa. Io invece ho soltanto questa, però volevo mostrarvi che si può comunque staccare. Naturalmente qui il peso è molto più leggero rispetto a All Might, però il PVC è ugualmente di qualità, abbiamo comunque una certa rigidità. Anche qui non ci sono PVC di seconda categoria, magari più morbidi, ma abbiamo qualità davvero alta sotto il profilo dei materiali. La posa in questo caso è un pochettino più dinamica rispetto a All Might, mi piace, riesce comunque a racchiudere le sembianze del personaggio. Sculpt del viso mi piace molto, davvero somigliante, insomma
A me piace davvero un casino, ragazzi, è un ottimo lavoro. Base leggera in plastica, esattamente come tutte le altre figure di My Hero Academia. Ancora una volta colorazione molto precisa, priva di ogni tipo di difetto. Da segnalarvi giusto questo taglio che abbiamo qui dovuto al pezzo che è incollato sulla testa, ma anche le braccia, c'è il taglio a sinistra, a destra. Questo vediamo che è un po' tipico delle figure in PVC. In questo caso, grazie alla posa scelta, è ben nascosto. Dovete guardarla praticamente da dietro per scoprirlo. Andiamo avanti con un'altra figure. Che cosa ci sarà dentro il pacco? Continuate a seguire il video, lo scoprirete. Guardate, ragazzi, che spettacolo di scatola. Non vedevo l'ora di ricevere questa figura perché è una nuova linea che si chiama Remix e questa figura di Hatsune Miku è bellissima. Ho visto un po' di foto e un po' di video online e spacchettiamola subito. La finestra anteriore per farci vedere la figura, abbiamo qui un bel artwork. Tra l'altro qui sono trasparenti, quindi vedete c'è questo effetto anche molto figo. Dietro la stessa cosa, con scritto Miku 01. E qui l'altra finestra laterale. E ce n'è una anche sopra. Blisterone e spacchettiamo! Sì, vabbè, ragazzi. Questa è atomica. Di che cosa parliamo? Stupenda, ragazzi. Cioè, questa, ragazzi, mi ha veramente colpito. È bellissima. Questa è la prima figura della linea Bishojo serie Remix. Quindi non sappiamo effettivamente quale sarà la caratteristica di questi nuovi personaggi, disegnati però sempre da Shunya Yamashita. Per chi non lo conoscesse, è un illustratore con cui Kotobukiya collabora ormai da anni. Dobbiamo ringraziare lui se abbiamo tutta la linea Bishojo, che ha fatto davvero un successo planetario. Vediamo questa versione di Hatsune Miku in cui suona la chitarra ed è davvero straordinaria, perché ok il lavoro fatto da Yamashita, ma poi naturalmente c'è Kotobukiya che ha degli artisti davvero eccezionali nel ricreare in 3D queste figure. Come tutte le Bishojo in scala 1:7, vediamo l'altezza. Sono circa 26 centimetri considerando la base e la chitarra. La base è molto semplice, in plastica rigida ed è già agganciata ai piedi di Miku. Che cosa mi è piaciuto più di tutti? Sicuramente la scultura e il design. È davvero molto bella, mi piace la posa, molto femminile. La vediamo rappresentata mentre cammina in avanti con la chitarra mentre suona. Tra l'altro ha uno sguardo magnetico, mi piace davvero tanto il viso, poi lo vediamo un po' più nel dettaglio. Mi piace perché hanno inserito anche tutti elementi che sono secondari ma non banali, come tutte le varie ciocche di capelli che vediamo addirittura in PVC semitrasparente. La stessa cravatta che è qui davanti aumenta un pochettino il senso del movimento. È come se stesse proprio su un palco camminando verso il suo pubblico, verso i suoi fan, mentre fa uno dei suoi fantastici assoli. Naturalmente le corde della chitarra sono vere. Chicca micidiale, ragazzi, il plettro è a forma di cuore. La colorazione mi piace un casino, è quella che dà ancora più personalità al prodotto. Ci sono tante parti colorate diversamente, come le gambe che sono lucide, ma abbiamo poi dei transfer per le calze. Abbiamo i tacchi, ma anche altre parti in giro per il corpo che hanno un colore metallizzato, come per esempio la stessa chitarra. Tutto azzeccatissimo, ragazzi, questa figura è una bomba, ve lo dico, bellissima, mi ha colpito davvero tanto. C'è un'ultima figura del lotto, andiamo a scoprirla insieme. Eccoci qua, si torna a parlare di Bishojo, questa volta abbiamo Wonder Woman, quindi serie classica, ma è una second edition. Ecco la scatola, molto più standard rispetto alla nostra cara Hatsune Miku. Ok, attacchiamo subito la base ed ecco pronta Wonder Woman. Second edition perché? Perché Kotobukiya sta ristampando in queste versioni, in realtà leggermente modificate e migliorate, le migliori Bishojo mai uscite. Questa addirittura era uscita nel 2014, quindi ormai era anche un pochino più difficile recuperarla. In questo caso non abbiamo grandissimi cambiamenti rispetto all'originale, se non in particolare per la base, che è un pochino più carina e curata. Scultura, come sempre, delle Bishojo di altissimo livello, PVC di ottima qualità, insomma qui abbiamo veramente lo standard Kotobukiya alla massima potenza. Niente da dire sotto l'aspetto di scultura, è bellissima, mi piace il restyling che ha fatto Shunya Yamashita, quindi ragazzi
è una figure eccezionale. Se non avete la prima del 2014, beh, questo mi sembra il momento ideale per recuperarla. C'è anche una mano intercambiabile con il coltello. Da segnalare anche qui l'utilizzo di PVC trasparente, in particolare nella gonna, ma anche nei capelli, sulle punte. Nessun segno di stampa, tutto estremamente pulito, curato, preciso, davvero ottima figure come sempre. Sono uscite tutte a fine ottobre, mentre Wonder Woman a settembre, quindi sono tutte già disponibili. Se vi dovessi dire qual è quella che mi ha colpito di più, secondo me è Hatsune Miku, davvero bellissima. Sono tutte belle comunque, davvero. All Might pure spacca, mi piace un casino, però vabbè, Hatsune Miku è anche molto particolare, è una linea nuova, infatti sono anche molto curioso di scoprire come si evolverà la linea stessa, quale sarà il secondo personaggio, la cadenza stessa, non lo so, non sappiamo niente purtroppo, speriamo che Kotobukiya ci dia qualche informazione al più presto. E invece qual è la vostra figura preferita tra queste che abbiamo aperto insieme? Dai, scrivetemelo nei commenti. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link delle recensioni fotografiche che abbiamo fatto di ognuna di queste figure, ma anche il link per acquistarle se vi piacciono e se siete interessati. Come sempre seguiteci su itacon.it per tutte le notizie sul mondo del collezionismo e della cultura pop, e ovviamente seguiteci su tutti i social che trovate qui sotto in descrizione. I social, se sentite che pronuncia? Anche per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao dal vostro Amaka!